Eccoci qua, siamo con Mario Zen, che rappresenta TPI Impex, che poi lo lascerò presentare a lui perché secondo me insomma, ha un ruolo bello, bello sfidante, bello importante, e quello che mi ha raccontato mi è piaciuto veramente un sacco, che ha realizzato con noi, ha fatto con noi un percorso dove abbiamo realizzato insieme diversi video, e voglio partire proprio da questo, no? Che cos'è TPI Impex e chi è Mario Zen? Ti lascio la parola, Mario. Grazie Gabriele. Io faccio il consulente aziendale da 35 anni, ho lavorato per parecchie aziende in giro per il mondo, e la TPA mi ha contattato 5 anni fa perché è un'azienda che ha 35 anni di esperienza e di storia, 150 brevetti nel mondo, produce un sistema di sanificazione e pulizia usando il vapore, soprattutto il vapore. Vapore combinato con l'aspirazione, con gli UVC, i raggi ultravioletti, un sistema molto molto innovativo perché non usa il detersivo, non usa tutta l'acqua che di solito si usa, quindi un sistema estremamente interessante. Con il Covid è diventato ancora più interessante perché oggi non si parla più di pulire ma di sanificare. E 5 anni fa mi avevo chiesto appunto di prendere un po' in mano la distribuzione a livello mondiale. In 5 anni ho creato una rete vendita di 28 distributori dalla Nuova Zelanda all'Alaska, dall'Argentina alla Norvegia, e oggi abbiamo una rete vendita ben strutturata e ben organizzata. Il mio problema era appunto capire come passare questa tecnologia a molte aziende che ancora oggi non capivano come e cosa usare per fare questa attività di sanificazione. Wow. Quindi in 5 anni ho fatto questo mestiere. Beh, veramente tantissimi complimenti, perché non è assolutamente banale quello che sei riuscito a fare, quindi tanta roba. Grazie. Ecco Mario, quindi diciamo che immagino che insomma in questa bellissima sfida che hai raccolto e che secondo me hai diciamo portato avanti alla grande, immagino che mi stavi raccontando insomma che ci avevi delle esigenze, no? Quindi ti sei rivolto a Video Animate perché probabilmente avevi delle problematiche da risolvere, comunque un bisogno da andare a soddisfare. Quindi qual è stato un po' l'esigenza che ti ha portato a chiamare Video Animate? Qual è stato il percorso con noi e che cos'è che in particolare hai apprezzato? Guarda, il problema principale che ho avuto con la TPA, o meglio con la rete vendita della distribuzione mondiale della TPA, è che viaggiando molto attraverso i vari distributori, spiegando con tutto il materiale che c'era come cos'è il vapore, cosa porta la soluzione vapore aspirazione, il titolare dell'azienda, il direttore dell'azienda capisce e gli interessa, poi ha difficoltà a trasferirlo ai suoi venditori. I suoi venditori poi hanno altri colleghi o subfornitori, subdistributori che devono trasmettere questo messaggio, e vedevo che per quanto materiale, per quanti mail, per quanti cataloghi, quanto tutto quello che potevi fare, avevano poco tempo, quindi volevano cose brevi e volevano capire in fretta il concetto, e questo era diventato per me molto molto importante, poter trasferire in pochi minuti quello che di solito ci vogliono un paio d'ore per raccontarla, e soprattutto, questo è importante, un sistema che sia portatile, sempre a prova di un attimo, e te lo faccio vedere. Quello che io ho avuto dalle Video Animate è un qualcosa. Io ho tutti i miei distributori del mondo su WhatsApp, ho tutti i gruppi, ho 28 gruppi, dove quando ho ricevuto il video da voi, l'ho mandato in 10 minuti a tutti i miei distributori e a tutti i loro rappresentanti del mondo. Fantastico, e loro hanno un catalogo grosso, così vendono detersivi, vendono macchie per la pulizia, vendono di tutto, quindi per me era importante, per loro era uno dei 100.000 prodotti che avevano nel catalogo, quindi era un po' difficile ricordarsi cosa dire. Adesso hanno il video qui, 30 secondi, cliccano e glielo fanno vedere al suo cliente. Oh cavolo, questo è quello che mi serve. Semplicissimo, 2 minuti racconta quello che da solito ci vogliono 2 ore. Il bello poi è che l'abbiamo fatto in italiano, l'abbiamo fatto in inglese, lo stiamo facendo in tedesco, e poi è fattibile in tutte quante le lingue. Ho visto che voi siete stati bravi a farlo nelle varie lingue,
per me è andato benissimo perché si può utilizzare, e questo specialmente oggi che non si può viaggiare è un ulteriore supporto per quello che io avevo e ho ancora in mente di fare. Bellissimo, ho ricevuto molti complimenti, non è stato facile perché abbiamo fatto con video in mente tutto quanto via webinar, quindi siamo collegati, ci siamo visti, spiegare i nostri concetti non è una barzelletta, però siete stati attenti e avete capito il concetto, mi avete fatto le bozze dei video, mi è piaciuto molto il fatto anche che abbiamo fatto le varie revisioni di come volevo io, perché ero un po' titubante, perché mi sembrava di chiedere un po' troppo a volte, mi piace i due secondi messi prima di quello che avete detto un attimo dopo, abbiamo tagliato, incollato. Siete stati bravi, lo dico perché è stato veramente questo, non c'è altro, è una cosa genuina quello che ho visto e che mi è piaciuto. Bravi così, come dicevamo in Veneto. e quindi ecco, proprio da questo punto di vista, secondo te siamo riusciti a aiutarti riuscire a sintetizzare e semplificare, no, tutti quelli che erano i benefici poi dei vari macchinari che date, perché poi mi ricordo che avete fatto sia lato B2B che lato B2C, giusto? Sì, noi siamo un po' prolissi sul nostro mestiere, cioè ci piace raccontare molto e in questo caso invece c'era bisogno proprio di sintetizzare molto, perché non puoi stare lì a raccontare troppe cose. Il nostro interesse era solamente di mandare un video breve ma molto attraente per far capire a chi lo guardava, di mi interessa, ne voglio sapere di più. Cioè il video che abbiamo fatto con voi, il video animato che abbiamo fatto con voi non è una cosa che ci fa vendere, ma ci fa raccogliere l'interesse di chi, o l'utilizzatore finale, in questo caso il B2C, che è colui che va a pulire gli alberghi, colui che pulisce i ristoranti, colui che ha un'azienda di produzione di prodotti alimentari, o il B2B, che sono questi distributori famosi che poi sono tutti quanti i venditori. Il punto che mi interessa è che in due minuti volevo che questo colpisse l'interesse di chi lo stava guardando e alla fine diceva interessante, mi interessa. E questo è quello che sta succedendo, esattamente quello che io volevo, stringere tutto, quattro parole dette bene, e su questo devo dire che l'avete fatto, avete centrato. Abbiamo litigato un po' perché bisogna togliere e mettere, però l'abbiamo fatto e ci siamo. Grandissimo. Ecco, quindi Mario, ne approfitto. Che tipo di risultati di impatto hai avuto con i video? Che mi dicevi prima, li distribuiti via WhatsApp tramite i gruppi, ad esempio, ma credo che poi magari l'hai usato anche in modi diversi. Beh, chiaro, adesso è sul nostro sito, i video B2B e B2C sono sul nostro sito, l'abbiamo distribuiti via WhatsApp, l'abbiamo anche inviati ad altri nostri potenziali distributori, perché anche loro che non avevano bisogno di conoscere qualcosa di più interessante, di più nuovo, abbiamo spedito un qualcosa di nuovo, e soprattutto mi è piaciuto perché abbiamo avuto i complimenti, ci hanno detto bravi, siete avanti anche su questo, sempre una tecnologia in più per comunicare, e quindi è anche bello far vedere che l'azienda non manda solo email o telefonate, ha qualcosa anche di innovativo, e questo è stato molto molto apprezzato dai nostri clienti e potenziali distributori, lo guardano volentieri, molto volentieri, questo è bello. Bello, beh, tanta roba, soprattutto perché già il fatto che sei riuscito a capire come, cioè il problema era una lunga catena decisionale o comunque una lunga catena di comunicazione che poi creava l'effetto telefono senza fili, no? Che poi quando uno doveva andare a spiegare all'altro e all'altro poi arrivavano una serie di informazioni sempre più o distorte o che magari venivano omesse. Così avevate uno strumento a supporto che manteneva, diciamo, tutti i crismi, diciamo, della comunicazione che volevate dare e che veniva passato, diciamo, in maniera omogenea tra tutti i vari interlocutori che ci sono nella catena decisionale o comunque nella filiera, e credo che questo sia stato un po' il metodo con cui tu hai deciso di utilizzarlo in primis e che ti ha portato un grande valore, giusto?
Sì, un'unica voce, perché il problema di molti venditori non raccontavano bene quello che noi volevamo raccontare. Quindi mi sono trovato, mi ricordo sempre in Argentina, una rete vendita che dopo anni che lavora con noi, ancora noi vendiamo la macchina che fa vapore e anche aspirazione. E si alza uno, che era anche nuovo, ma aveva tutto il materiale, fa ma aspira anche, ma siamo ancora a questi livelli. Allora lì ho capito che qui bisogna dare una voce unica a tutti, da tutto il mondo, quando vedono il video, sanno e imparano velocemente di cosa parliamo. E non devono neanche più parlarne, ma solo che lo facciano vedere al suo cliente. Così tutti parlano tutti quanti la stessa lingua e non perdono quei punti importanti che qualche volta succede, perché è normale. E questo è stato veramente un bel risultato, secondo me. Bellissimo, sì, assolutamente. Grandissimo Mario, bellissima testimonianza ci hai dato. E ti voglio chiedere anche questa cosa, visto che insomma per noi è importante, e quello che dicevo prima fuori onda, no? Che alla fine quando fai business lo fai tra persone, no? Quindi la cosa bella è quando c'è un rapporto umano che va anche oltre al voler portare un risultato, diciamo, a livello tecnico, ma c'è anche il piacere di lavorare assieme. Quindi ti chiedo un po' com'è stato il rapporto, no, con il nostro team, anche con Nicola, che insomma è stato il project manager che ha seguito un po' tutti i lavori. Buono, un rapporto molto professionale, ma anche molto amichevole. Questo è stato molto importante per me, anche perché dover comunicare, trasferire certi concetti, se di là trovi persone che sono attente, sono anche flessibili ad ascoltarti, perché a volte anch'io commetto i miei errori nella comunicazione. Nicola mi ha addirittura chiamato di domenica una volta perché mi ero espresso male e lui l'aveva frainteso come fosse un riprovo, invece non era un riprovo, era colpa mia. Lui è stato cortesissimo a chiamarmi e sistemare tutto. Ho trovato delle persone giovani, pratiche, veloci e smart. Quello che piace a me. Veramente è stata una cosa serena e semplice. Lo dico perché mi è piaciuto. A volte, questo lo sanno tutti, un fornitore a volte è anche più importante di un cliente. Perché un buon prodotto che compri poi è anche facile venderlo. Se voi mi date un bel prodotto che mi serve, poi riesco a vendere meglio. Voi siete un fornitore importante come tanti altri che sono importanti e critici per le nostre aziende. È importante questo passaggio. Fantastico. Beh Mario, veramente bellissime parole. Io ti veramente ringrazio. E un'ultimissima cosa, una cosa banale ma credo importante. È stato molto utile, io ho fatto con voi il video di 2 minuti e poi il video breve, quello molto breve. Ecco, noi il video breve lo stiamo utilizzando per i social network, perché certo. Mentre pensavo, io ho 58 anni, pensavo ancora ai sistemi vecchi che i 2 minuti lo mettiamo nei social network, no, perché i ragazzi, i giovani di oggi non lo guardano, parlo molto sul B2C, cioè quando la casalinga si vede questo mini video che in pochissimi secondi gli fa capire che puoi sanificare la casa o il bagno dove vivi, va benissimo per i social network. Questo oggi è su Facebook, va su tutti quanti, anche su LinkedIn l'abbiamo messo breve, perché è quello che attrae tantissimo. Anche questo mi è stato utile, non lo sapevo, ma devo dire che è stato interessante. Beh, veramente tanta roba, grazie mille ancora. È stato un piacere. Quindi noi ci auguriamo sempre di continuare a collaborare assieme e di mantenere quella promessa di essere quei fornitori che per te sono importanti nella tua value. Grandissimo. Grazie mille ancora Mario e a presto. Grazie a te e ai tuoi colleghi. Grazie a tutti.